Comincio con l'esercizio numero 1 sul calcolo delle aree, quindi in analisi matematica 2, funzioni a due variabili. Quindi le aree del cerchio di raggio R, che sapete che è pi greco raggio al quadrato, però da calcolare. Quindi disegniamo un cerchio di raggio R, ecco un cerchio qui di raggio R, e lo centro nell'origine degli assi coordinati, quindi questa di raggio R, quindi in coordinate cartesiane l'equazione della circonferenza è x quadro più y quadro uguale raggio al quadrato. Per prendere tutti i punti del cerchio, quindi qualsiasi punto, li scrivo ogni punto di coordinate x, y, li metto in corrispondenza in coordinate polari, due coordinate, quindi ρ distanza dall'origine e θ l'angolo che forma con l'asse positivo delle x. Quindi la trasformazione delle coordinate, cioè da coordinate polari a coordinate cartesiane, sarà x uguale a ρ coseno di θ, è ovvio, no? ρ coseno θ la x. E y uguale a rho per sen teta. Calcolo jacobiano della trasformazione con determinante di x su di rho, di x su di teta, di y su di rho, di y su di teta. Uguale. Derivata di x rispetto a ρ è cosen θ. Derivata di x rispetto a θ, derivata di cosen θ meno sen θ, quindi meno ρ sen θ. Invece per la y, dy su di ρ sen θ, dy su di θ ρ cosen θ. Quindi jacobiano, scrivo qua. Jacobiano uguale, quindi ρ per cosen quadro teta, scriviamo tutto intanto, ρ cosen quadro teta, diagonale principale, meno il prodotto dei termini della diagonale secondaria, quindi meno per meno viene più, ρ per sen teta, sen quadro teta. Raccogliendo ρ, che moltiplica cosen quadro teta, scriviamo tutto, dai, cosen quadro teta più sen quadro teta, quindi uguale a ρ, perché cosen quadro teta più sen quadro teta uguale a 1. Quindi questo è il jacobiano della trasformazione, quindi io avrò dx, dy, l'elemento della superficie, in superficie piano, nelle coordinate cartesiane, sarà uguale a jacobiano per d teta di ρ. Quindi dx dy sarà uguale a jacobiano e rho per d teta per d rho. Allora, se scrivo in coordinate polari il dominio, quindi il cerchio di raggio R, lo chiamo con d dominio, quindi dominio il cerchio di raggio R, per prendere ogni punto del cerchio, teta deve variare tra 0 fino a 2π greco, tutto il giro. Invece ρ deve assumere i valori tra 0 fino a R. E quindi l'area del cerchio uguale integrale doppio in tutto il dominio di x di y. Integrale nel dominio di uguale integrale passo in coordinate polari, quindi teta assume i valori da 0 a 2π greco per d teta, rho invece tra 0 fino a r, per jacobiano della trasformazione che è rho, jacobiano è rho nella trasformazione, quindi rho, mi rimane ancora di rho, quindi uguale, integrale da 0, intanto le variabili sono separate, cioè non la funzione in funzione di teta è 1, quindi
quindi faccio semplicemente gli integrali, quindi integrale da 0,2π di teta e teta con gli estremi 0,2π viene 2π e l'altro per ρ quadro mezzi integrale di ρ calcolato da 0 con estremi da 0 e r. 2 con 2 qui se ne va, sostituendo r viene uguale π r al quadrato come aspettavamo. Quindi finisce qui. Cioè cominciamo, poi dopo vi faccio l'area dell'ellisse, qualcosa di un po' di aree, anche con le formule di Green-Gauss e poi anche i calcoli di volume. Quindi questo è l'esercizio numero 1. Vi invito a iscrivervi nel mio canale, il numero di telefono 340 90 10 279. Mi potete trovare anche a Facebook con lo stesso nome, quindi Vladimir Costuri. Finisco qui. Continuiamo con il prossimo esercizio.